Grazie e grazie a tutti per l'attenzione. Nelle carte area tissue i principali utilizzatori di energia sono appunto i bruciatori delle cappe Yankee e le caldaie a gas. Negli anni precedenti che ci hanno preceduto non c'era particolare attenzione e target specifici per quanto riguarda i sistemi di combustione della cappa Yankee e i bruciatori stessi. Quindi non c'erano specifici target di efficienza, sicurezza ed emissioni. Andritz ha diversi anni e una lunga esperienza nell'upgrade di questi sistemi di combustione, rebuilding soprattutto di macchine esistenti, in maniera tale da incrementare l'efficienza termica, ridurre le emissioni. Questo è uno dei punti su cui Andritz sta lavorando per ridurre anche l'impronta e le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Prima di tutto bisogna dire che un sistema di combustione, in un air system di cappa tissue, è composto da tre elementi principali, che sono il bruciatore stesso, la camera di combustione e l'unità di controllo, il quadro di controllo del sistema di combustione. Tutti e tre questi elementi devono essere efficienti, devono lavorare bene per poter dare il risultato di ottima funzionalità, efficienza e facilità di gestione e manutenzione. Ma allora, prima di tutto dobbiamo dire che i bruciatori nelle carte area tissue si dividono in due macro aree, sono i bruciatori corner e i bruciatori in linea o detti anche in vena d'aria. Possiamo passare velocemente attraverso quali sono le principali problematiche dei bruciatori corner installati nel passato. Vedete alcune immagini, per esempio in alto a destra, bisogna dire che soprattutto nel passato c'era pochissima attenzione alla realizzazione delle camere di combustione di questi bruciatori. Venivano fatte senza particolare attenzione al design e alla fluidodinamica interna della combustione stessa. Inoltre il rapporto tra l'emissione di aria comburente e il gas stesso era regolato con dei semplici link meccanici, come possiamo vedere nell'immagine a destra in basso, senza particolare efficacia, precisione e con anche problematiche allegate alla sicurezza. Quindi spesso non eravamo compliance con le ultime e regolamentazione per quanto riguarda la sicurezza dei bruciatori e dei sistemi di combustione. Problematiche simili le troviamo anche per quanto riguarda i bruciatori in vena d'aria. Qui dobbiamo dire che il problema principale era proprio il fatto che questi bruciatori venivano forniti senza possibilità di ridurre la quantità di aria comburente immessa per la combustione al variare della potenzialità e della potenza operativa del bruciatore in vena d'aria. E c'è anche da dire che spesso questi bruciatori venivano scelti molto sovradimensionati rispetto alle reali necessità della cartiera. Questo ci fa capire quindi che un'aria comburente calcolata al 50% in più dell'eccesso d'aria rispetto allo stoichiometrico, calcolato su un bruciatore sovradimensionato, ci fa capire che insomma, l'efficienza di questa combustione, con tantissima aria comburente emessa, non era assolutamente ottima, con dispersioni energetiche e elevate emissioni di CO e NOx in atmosfera. In più c'erano le solite problematiche legate alla sicurezza, che adesso insomma, sono molto sentite. Quali sono gli step che Andritz ha sviluppato per sviluppare i sistemi di combustione? Che, come ho detto prima, sono composti da bruciatore, camera di combustione e sistema di controllo. Prima di tutto ci siamo concentrati sul bruciatore in sé per sé. Andritz si avvale ormai da diversi anni di forti collaborazioni con aziende nel settore, produttori di bruciatori specifici per la cartiera, e ha scelto sia per quanto riguarda a sinistra i bruciatori corner, sia a destra i bruciatori in vena d'aria, soluzioni bruciatori a basse emissioni. E, ad esempio, bruciatori corner come a sinistra, quali sono le caratteristiche principali? Prima di tutto, poter arrivare a temperature dell'aria comburente molto alte, anche 250 gradi, permette di aumentare notevolmente l'efficienza energetica. In più hanno una quantità appunto di ridotti eccessi d'aria rispetto al rapporto stoichiometrico anche del 20-30%. E poi ci sono anche alcune soluzioni di design che permettono effetti di swirl e di mix che aumentano l'efficienza.
a destra nei bruciatori in vena d'aria, anche qui la grande passo avanti è la possibilità di poter appunto regolare l'aria comburente, cosa che prima non avveniva. È possibile regolare le varie potenzialità operative con grande aumento dell'efficienza. Sono state ridotte inoltre poi le quantità di eccesso d'aria che prima non arrivavano al 50%, ora siamo a valori del 35-40%. Andritz è poi concentrata sullo sviluppo del design particolare per le camere di combustione dei bruciatori Körner. Come potete vedere nell'immagine a destra, una piccola simulazione della combustione, vediamo che all'interno della camera di combustione c'è uno scudo che praticamente divide completamente la zona della fiamma e dell'aria comburente da quella dell'area di processo dell'air system della K-Tissue, della K-Yankee. Avendo questa divisione è possibile lasciare la modalità, lasciare il tempo alla fiamma che si sviluppi completamente, e questo permette una notevole riduzione delle emissioni entro i limiti di legge. Inoltre poi l'area di processo che lambisce appunto esternamente lo scudo termico interno permette di garantirne la sua stabilità meccanica, che non è scontato visti i notevoli stress termici che questi componenti subiscono e le elevate temperature che superano, come si vede nell'immagine, i 1000 gradi. Alla fine della camera i due flussi d'aria, quello interno della fiamma e quello esterno dell'area di processo, si mescolano per raggiungere la temperatura desiderata che va a finire nella cappa. Altre soluzioni specifiche di design ideate da Andritz sono come quella nell'immagine in alto a destra, sono varie soluzioni per aumentare l'effetto di mixing, di swirl e dare più turbolenza e permettere di uniformare meglio i flussi d'aria. Questo ovviamente contribuisce a aumentare l'efficienza da combustione. Nell'immagine invece in basso a destra possiamo vedere alcune soluzioni specifiche, sempre progettate da Andritz, per poter regolare in maniera fine e introdurre piccole calibrate quantità, sia in maniera manuale che automatica, di aria di processo all'interno dello scudo con l'aria comburente. L'aria di processo, con la sua quantità di umidità, permette di tenere sotto controllo il livello di NOx che alle alte temperature può rischiare di sfuggire. Per quanto i materiali scelti per le camere di combustione, ovviamente sono materiali legati alle temperature raggiunte. Tutta la parte esterna della camera e il suo fondello sono realizzati in acciaio inox ferritici di tipo 430, mentre lo scudo interno, che come vi ho detto prima sta a una temperatura che è intermedia tra quella di fiamma superiore a 1000 gradi e quella di processo che è intorno a 400 gradi, deve essere realizzato in un acciaio specifico inox austenitico 310. Inoltre altre soluzioni di design hanno permesso di far sì di progettare gli staffaggi appunto di questi elementi in maniera tale da garantirne la loro stabilità termica nel corso degli anni, cosa che non era assolutamente scontata visto, come dicevo prima, gli elevati stress termici di questa zona. L'ultimo elemento fondamentale per il sistema di combustione è il controllo della combustione stesso. Andritz utilizza un controllo di tipo elettronico che va a sostituire i vecchi leak meccanici che legano il rapporto tra l'aria comburente emessa e l'apertura della valvola del gas. Come avviene il controllo? Innanzitutto qui vediamo un bruciatore Körner, uno schema di un bruciatore Körner. A destra una sonda di temperatura misura la temperatura desiderata al di fuori del sistema di combustione. Questa temperatura va a controllare attraverso il sistema di controllo l'apertura della valvola del gas. A questa poi l'apertura della valvola dell'aria comburente è legata all'apertura di quella del gas tramite una curva costruita nel sistema elettronico di controllo. Infine una sonda lambda installata nella camera di combustione permette di tenere monitorati costantemente i livelli di CO e di ossigeno della combustione stessa. Simile discorso vale per i bruciatori in linea. Qui dobbiamo dire che l'aspetto necessario e fondamentale che è stato raggiunto in quest'ultimo periodo è la possibilità di avere bruciatori come quello che vediamo nell'immagine in linea che accettano appunto quantità di aria comburente variabile con la potenza del bruciatore stesso. Nell'immagine infatti vediamo l'immissione dell'aria comburente con la sua valvola e il suo attuatore elettronico e a destra il gruppo gas anche qui con le regolazioni elettroniche. Il processo e la logica più o meno rimane la stessa dei bruciatori Körner, quindi temperatura letta da una sonda
che va a controllare elettronicamente tramite il PLC appunto del quadro di controllo l'apertura della valvola del gas, a cui si lega l'apertura della valvola dell'aria comburente tramite una curva costruita nel pannello di controllo del bruciatore. Come viene costruita questa curva? È il tecnico Andritz, durante il commissioning dei vari impianti, opera il bruciatore alle varie potenzialità, partendo da zero fino a raggiungere il 100%, e per punti trova l'esatta apertura della valvola dell'aria comburente che permette di avere la migliore efficienza di combustione. Lo fa tenendo sotto controllo visivamente sia la fiamma, sia mediante l'utilizzo di strumentazione come le sonde lambda, per misurare appunto le emissioni CO e il livello di ossigeno della combustione stessa. Nelle immagini di destra vediamo i principali attori di questa regolazione, che sono le valvole dell'aria comburente, in basso, attuata elettronicamente, la valvola del gas, anche questa attuata elettronicamente. Diciamo che tutti questi upgrade, tutti questi miglioramenti, efficientamenti nei vari componenti dei sistemi di combustione hanno permesso di raggiungere livelli di emissioni ridotti ed in linea alle richieste e alle conformità con le ultime leggi locali e nazionali. Ad esempio, per quanto riguarda le emissioni di CO e NOx, sono stati raggiunti livelli inferiori ai 50 mg a normal metro cubo, misurati con un tenore di ossigeno del 17%. E questo è valido non soltanto al 100% della potenzialità del bruciatore, ma in un range che può andare dal 30 al 100%. E questo è molto importante perché le cartiere spesso cambiano produzione e richiedono di avere comportamenti e livelli di potenzialità dei bruciatori diversi anche durante la giornata. Oltre a questo abbiamo raggiunto livelli di sicurezza che sono in compliance con tutte le regolamentazioni nazionali e internazionali di sicurezza, e la regolazione fina che è stata possibile avere su appunto l'immissione di aria comburente ha permesso anche di avere una ben gradita riduzione, aumento dell'efficienza energetica con una riduzione dei consumi di gas anche del 3-4%, con appunto la relativa riduzione delle CO2 emesse in atmosfera. Ovviamente per ultimo, ma non per importanza, tutti questi sistemi aumentano l'affidabilità, l'operabilità e le operazioni di maintenance per questi bruciatori, per questi sistemi di combustione forniti, anche non solo per le nuove macchine, ma soprattutto per i rebuilding. Passiamo in rassegna un paio di case history del 2020 realizzati da Andritz. Il primo è stato un intervento in Germania in una cartiera di un gruppo internazionale, di un'industria cartaria internazionale, e ha previsto l'intervento, l'upgrade di 4 bruciatori su una linea TAD in Germania appunto. Per 4 bruciatori da 11 MW di potenza sono stati sostituiti i treni gas e la regolazione, con la regolazione appunto elettronica del rapporto tra aria comburente e gas stesso. Nell'immagine vedete appunto un'immagine di questo intervento. Che cosa è successo? Prima dell'intervento le emissioni di CO e NOx erano abbondantemente sopra i 100 mg a norma metro cubo e non erano conformi alle leggi nazionali. Dopo l'intervento le emissioni sono ridotte ben oltre i 50 mg a norma metro cubo, al 17% di tenore di ossigeno. In più, con la regolazione fina dell'aria comburente emessa alle varie potenzialità operative, sono stati misurati fino al 3% di gas in meno consumato con relativa CO2 in meno immessa in atmosfera. Altro caso, stavolta in Italia, sempre in un'industria cartaria di un gruppo internazionale, ha previsto nel 2020 la completa sostituzione di 2 bruciatori, stavolta in vena d'aria, con bruciatori in vena d'aria con aria comburente regolabile alle varie potenze operative. E insieme a questo il treno gas e anche il controllo elettronico del bruciatore. Anche qui, prima dell'intervento, le emissioni erano al di sopra dei limiti, mentre dopo sono state abbassate a valori inferiori a 50 mg al metro cubo, sempre col 17% d'ossigeno. Anche qui abbiamo raggiunto il risultato di un abbassamento di circa il 2% dei consumi di gas annui, con relativa minore CO2 immessa in atmosfera. Prossimi sviluppi.
riguarda sistemi di combustione che Andritz sta sviluppando per le sue aziende sono: il primo, come vedete in questa slide, si tratta di sistemi integrati di combustione. Che cosa sono? Praticamente sono degli smart system che consentono di, mediante tutta una serie di sonde nel processo di combustione, come ad esempio vedete nell'immagine, camere ad infrarossi che monitorano costantemente la fiamma, sonde di temperatura, sonde di pressione applicate alla camera di combustione, sonde lambda che tengono sotto controllo i livelli di ossigeno e di CO emessi e la registrazione dei consumi energetici dei bruciatori, tutto questo viene memorizzato, controllato nel sistema di gestione del bruciatore stesso, nel PLC del bruciatore stesso. E questo viene tenuto sotto controllo sia dal DCS della cartiera, sia anche è possibile attraverso una connessione avere una lettura dei dati e addirittura un controllo da remoto. Altro sviluppo dei sistemi di combustione riguarda l'utilizzo del syngas per alimentare i bruciatori delle cappe Yankee. Il syngas è un gas prodotto per pirolisi dalle biomasse e è molto frequente trovarlo nei paesi dove il gas naturale o non è disponibile oppure ha dei costi troppo elevati. La particolarità dei syngas è che spesso hanno un potere calorifico che è circa un terzo di quello del gas naturale. Andritz ha quindi dovuto sviluppare la camera di combustione in maniera da permettere una completa ed efficiente combustione di questi gas che, appunto, come dicevo, sono più poveri energeticamente rispetto allo standard gas naturale. Per far questo si devono anche raggiungere temperature particolari in maniera tale che la combustione avvenga effettivamente completamente e tenendo appunto sotto controllo le emissioni, quindi avere una completa ossidazione, eccetera. Nell'immagine vedete appunto uno schema di cappa Yankee che è alimentata dal syngas che va a alimentare proprio i due bruciatori delle cappe. Le può alimentare o totalmente oppure mixati con gas naturale o GPL. Anche qui Andritz si è avvalsa dell'utilizzo della collaborazione con università italiane per mettere su un design delle camere di combustione e modelli CFD per poter ottimizzare e efficientare la combustione stessa. Vedete nelle immagini come alla fine di questo sviluppo i livelli di CO nell'immagine a destra si riducono a valori praticamente nulli alla fine nella camera di combustione. Questo sempre per l'applicazione syngas. Per ultimo, mi avvio a concludere, ultimo sviluppo riguarda appunto l'idrogeno, come abbiamo già hanno parlato chi mi ha preceduto. L'idrogeno utilizzato come fonte di alimentazione dei bruciatori delle cappe tissue. Ad oggi è possibile offrire soluzioni al 100% di utilizzo dell'idrogeno per i bruciatori in linea e al 30% per i bruciatori corner. Anche qui ci avvaliamo della collaborazione stretta con industrie produttrici di bruciatori perché la realizzazione di questi bruciatori prevede delle caratteristiche tecniche particolari dovute alle alte temperature tipiche della combustione dell'idrogeno, però i benefici sono importanti. Anche fino alla riduzione di CO2, fino al 100%, se utilizzo completo di idrogeno, e riduzione delle emissioni di CO fino al 15%. Ovviamente, perché il tutto sia ecosostenibile, bisogna porre particolare attenzione alle infrastrutture di trasporto di questo idrogeno e a come l'idrogeno viene generato, cioè da fonti rinnovabili o altre fonti, come precedentemente illustrato da chi mi ha preceduto. Grazie per l'attenzione.